Ragazzi, sono appena tornato da quella che è stata una pescata al lago di Castel Gandolfo, che è stata tostissima, proprio tosta, tosta, tosta. Siamo riusciti a fare qualche reale, però diciamo il video purtroppo non è uscito. Però la prima puntata di Fishing is Life inizia, quindi preparatevi e godetevela tutta. Stasera rock, obiettivo scorfani. Oh, mangiatina subito. Sicuramente sono, eh sì, sono ghiozzi, sono ghiozzetti. Ho messo una gommina molto grande proprio per selezionare la taglia, ma vedo che cambia nulla. Gli attacchi ci sono comunque. Ah, mangiata! Porca miseria. Eccolo, scorfani. No, si è slamato. Che miseria. È volato lo scorfanetto. No, il primo della serata. Porca miseria. Male, male. Non iniziamo proprio bene. Slamato il primo piccolino, però era già pronto per essere fotografato. Allora, io qui, conoscendo il posto, li facevo anche lanciando. Quindi ci proviamo. Anche lungo il centro. Mettiamo qui lungo muro, facciamo calare l'esca proprio a ridosso del cemento. Ce l'ho? Sta mangiando, mi sa che è un ghiozzo. Appena calato. Comunque è micidiale sto shad, porca miseria. Poi ve lo farò vedere nel dettaglio. È bellissimo, cioè una mangiata dopo l'altra. Dai, dai, tin 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 tin, pesci. Eccolo? No. Tin 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 tin. Forza. Forza. Scorfanetti. Scorfanetti. Tanto vi prendo, sa? Scorfanetti. Mangiata. Rimaniamo un attimo fermi. Eccolo, vedi? Eccolo, eccolo. Questi sono i ghiozzetti che rompono le scatole. Io voglio il re. Voglio lo scorfano enorme. Li proviamo qui sotto. Come punto di riferimento prendo la corda, all'altra corda qua. Cerco sempre di avere una metodica per farsi di fare e di battere il più possibile tutta l'acqua che ho davanti.
e di non tralasciare nessun buco. Eccolo, ghiozzetto, altro ghiozzetto. Mi dispiace, ma oggi non siete ciò che cerco. Provo a uscire un po' più fuori, mi sposto un po' più in là. Light rock ci vuole molta pazienza, perché il pesce può essere anche in un piccolo buco e se noi non ci peschiamo dentro riusciamo a perdere una cattura che potrebbe essere interessante. Quindi cerchiamo di essere pazienti e pescare su ogni piccolo buco. Eccolo. No. Un ranghiozzo. Me l'ha completamente mollata. Marco l'ha fatto. Non vi ho detto, sto insieme a Marco e a Bob. Questi scorpi mi stanno facendo svenare, eh? Ma io sono più duro di loro, eh? Sono nettamente più duro. Eccolo. No, altro ghiozzo. Porca miseria. La gomma, ragazzi, soprattutto per questi pesci più piccoli diventa complicata, perché sentiamo un sacco di mangiate. Andiamo qua. Vediamo un po' qua. C'è uno scorfanetto pronto ad assaggiare l'esca. Qui mi sembra molto più allettante la situazione, vedo abbastanza fondo. Proviamo qua. E... scogli, scogli, scogli. Ce l'ho. Eccolo, eccolo. Finalmente. Oh, primo scorfano della serata. Pesciotto fatto. Gli ridiamo la libertà. Andando da Bob Lancia, ha dato lo spunto per andare a provare in questa zona e noi ci proviamo. Proviamo dentro i buchi. Eccolo! Bello! Oh, tira un botto! Porca miseria! Cernia! 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 Cernia bruna! Oddio che bella! Carina. Dicevo tira un botto, ma che cos'è? Madonna! Troppo carina! Bella! Guardate che colori! No! Cernia bruna! Madonna! Bellissima! Pesce bellissimo, guardate che colori. Eccolo qua, lasciamo questa bellezza lì dove l'ho presa e via.
Bellissimo. Madò, raga. Bellissima cerniotta bruna. Sta una leggera brezza. Un po' fastidiosa. Tin 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 tin. Dai. Dai. Oh, che cazzo era? Sì, eccolo. Eccolo. E voilà. Abbatti muro, ragazzi. Guarda come... Madonna, come si è mangiato. Proprio inside. Bello. Pesciottini questa sera. Non c'è ancora uscito il big. Mannaggia la miseria. Salamiamo. Guardate che esca che mangia. Ah, si è spenta la luce. Si è scaricata. Sì. Eccolo. Eccolo. Porca miseria, mi si è impicciato al filo. Mi si è impicciato al filo. E c'è il pesce attaccato, no. Sì, il pesce attaccato. Sì. Non so come. Non riesco a capire. Ma pensa te. Ma è andato dentro il filo, entra la placca. Ma guarda che cazzo. Eccolo. No, incredibile, raga. Ok. Poro scorfanello. Eccolo. Poro piccolo. Via. Sai che cavolo è successo al mulinello? Ti ecco che è successo, guarda che roba. Non me ne sono accorto. C'è una miseria, eh sì. Ah. Ok. Proviamo di qua. Questo è un posto interessante, è pieno di buchi. Proviamo. Noi siamo fortunati. Eccolo. Eccolo qua. Altro pesciottino. Piccolo. Niente, non c'è verso. Il big stasera non si vuole prendere. Ultimi lanci, che poi c'è il coprifuoco e tutti a casa. Trio, trio, trio.